Se potessimo vedere quel che non si può, resteremmo esterrefatti nel notare da quanti spiriti maligni siamo circondati. Esistono e sono dovunque in numero impressionante. Ne ha parlato tante volte Gesù nelle sue parabole e noi dobbiamo credergli. Queste entità vogliono il nostro male, vogliono allontanarci dalla retta via e condurci con sé nel loro regno, che è poi l'inferno. Entrano nei nostri pensieri, talvolta ci condizionano e ci spingono verso le cattive azioni e ci distolgono dal compiere il bene. Ma sono soprattutto presenti nel luogo in cui stiamo per morire ed attendono con ansia quel momento per indurci a diffidare della misericordia di Dio e così indurci alla disperazione. Ora si rivelano nostri amici ed alleati, mostrandoci solo il lato piacevole del peccato. Ma quando ci sarà il giudizio finale, si scaglieranno come avvoltoi contro di noi, accusandoci con una cattiveria inaudita pur di entrare in possesso della nostra anima. Se non intervenisse spesso la misericordia di Dio, la Vergine Santissima, i nostri santi protettori e le anime del Purgatorio, tanti non riuscirebbero a salvarsi, tanto sono minuziose le loro descrizioni dei nostri peccati commessi in vita. Si consiglia pertanto di avere con sé sempre la coroncina del Santo Rosario, lo scapolare della Madonna del Carmelo ed altre medagliette ed immagini benedette per essere protetti. Spesso poi irrorarsi con l'acqua santa e benedetta con la quale bagnarsi la fronte ed altre parti del corpo. Tanti santi, prima di coricarsi, spargevano un po' di acqua anche sul letto, onde evitare di essere tentati durante il riposo notturno. Tutti dovrebbero avere in casa delle bottigliette di acqua santa ed immagini di Gesù e della Madonna nella stanza ove si dorme.